Provincia di Gorizia, siamo con il nuovo presidente. In realtà è la riconferma di Enrico Gherghetta che dopo 5 anni ricomincia, non si dice ricomincia da 3, ricomincia da 5, anche perché è un nuovo corso. E allora ben trovato presidente. Grazie, buongiorno a tutti. Per quel che riguarda le queste amministrative, com'è stata intanto questa campagna elettorale? È stata una campagna elettorale molto intensa, una campagna elettorale che ci ha visto stringere molte mani, sono sincero, molto fatto in mezzo alla gente. È stata una campagna elettorale di poco schieramenti politici, è stato più un bagno di folla, ecco, un rapporto diretto, e mi ha colpito molto, sì. Cosa voleva la gente in questa campagna elettorale? Ma penso che la gente voglia semplicemente un rinnovamento del modo di far politica e la fine della casta. E voi che risposte avete dato? Ci sono stati tanti argomenti in campagna elettorale, si parlava di lavoro, si parlava di green economy. Qual è stata la vostra principale, possiamo dire, arma che vi ha fatto vincere? Ma intanto ci siamo presentati per il lavoro fatto in maniera corretta e seria, perché anche molte volte in politica si fanno programmi e poche volte si fanno le verifiche. Abbiamo presentato il lavoro fatto, chiedendo quindi una verifica su quello che abbiamo realizzato in 5 anni. Abbiamo dimostrato di essere sempre stati uniti, di non aver mai litigato e soprattutto abbiamo presentato un programma fatto di idee praticamente nuove, tanto è vero che il nostro slogan si chiamava Il Mondo Nuovo. Il Mondo Nuovo, la provincia nuova, e allora facciamo 3 argomenti che possono essere i centrali. Quello che è stato in un certo senso il cavallo di battaglia e l'argomento di più discussione tra i vari candidati in campagna elettorale, lavoro. Lei ha detto ho creato 20.000 posti di lavoro, era una boutade o qualcuno ha detto no, non è proprio vero, non è proprio così? Sì, però posso fare un passo indietro, cioè l'obiettivo che mi sono posto in questa campagna elettorale, che il centrosinistra si è posto in provincia di Gorizia, è stato quello di trovare una strategia per vincere la crisi. E questa strategia si basava su 3 cose fondamentalmente: più Europa, più green economy, ovvero innovazione, nuovo modello di sviluppo, e più solidarietà, perché non c'è una uscita dalla crisi individuale, c'è solo un'uscita dalla crisi collettiva, e questo è quello che noi abbiamo portato avanti. Questi 3 aspetti sono stati caratterizzanti e sono la base, diciamo così, della strategia politica che porteremo avanti nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i 20.000 posti di lavoro, sono più di 20.000 contratti a tempo indeterminato. Uso la parola contratti perché non ci può essere anche che una persona abbia fatto più contratti a tempo indeterminato in 5 anni, anche se è un dato difficile, insomma. Però possiamo dire che se abbiamo quasi 21.000 contratti a tempo indeterminato in 5 anni, insomma un 80-90% sono posti di lavoro. Però non sono dati, sono dati significativi che hanno dimostrato che i nostri uffici hanno lavorato. Devo dire che di questi 21.000 contratti un 70-80% sono stati realizzati dagli uffici della provincia di Gorizia, il resto sono stati realizzati ovviamente direttamente dalle imprese. Però insomma questo ha dimostrato una dinamicità del nostro territorio e comunque una visione strategica di sviluppo che ha funzionato. Adesso abbiamo parlato del passato, in questo campo, nel lavoro, nei prossimi 5 anni, quali sono gli obiettivi? Dobbiamo realizzare più imprese, non c'è altro da fare. E per realizzare più imprese moderne, più imprese nella green economy, più imprese di un nuovo modello di sviluppo, dobbiamo partire dalla creazione di un tessuto di piccole e medie imprese che in provincia di Gorizia è assente. È assente per vari motivi, perché storicamente abbiamo avuto grandi imprese ed è assente perché in questo istante sta subendo il divario fiscale con la Slovenia che sta penalizzando proprio la nascita e la crescita di piccole e medie imprese. Argomento molto vicino al lavoro, i giovani. Lei ha detto in più e in particolar modo alla inaugurazione della casa dell'economia, dell'industria, ovvero Villa Olivo, ragazzi, datevi da fare. Cosa intendeva? Intendevo questo, cioè
Noi abbiamo bisogno di costruire un tessuto di piccole e medie imprese. Più imprese, più posti di lavoro, questa è la regola. Abbiamo superato la logica dell'assistenzialismo statale e io vorrei evitare di cadere in una sorta di monopolio di grandi imprese, di grandi industrie sul territorio esontino, di tipo privato. Vedi cantiere? Non solo il cantiere, cioè mi sembra il cantiere, poi ci sono quelli che vengono a fare il superporto dalla Germania, poi ci sono quelli che fanno il parco commerciale di Villesse dalla Svezia, poi ci sono quelli che vengono a investire a Grado dal resto degli Emirati Arabi. Insomma, io comprendo che è giusto attrarre capitali e questo è indiscutibile. Però bisogna far crescere anche il nostro tessuto di piccole e medie imprese. I nostri giovani devono chiedere di meno lavoro e devono essere messi più nelle condizioni di poter creare lavoro. Per fare questo, ripeto, è necessario, indispensabile, assolutamente indispensabile che noi riduciamo il divario fiscale con la Slovenia, perché abbiamo buttato giù i muri, abbiamo buttato giù i confini, ma questo confine fiscale esiste e rischia di penalizzare tremendamente la nascita e la crescita di piccole imprese, perché insomma, questo è il dato. Un grande non se ne frega se dall'altra parte del confine fanno una fiscalità generale del 30% in meno. Un piccolo, prima di aprire un'officina, prima di aprire un negozio, prima di aprire un'attività, ci pensa 10 volte se mettersi di qua o mettersi a 500 metri da dove in questo istante io e lei stiamo facendo l'intervista. Cambiamo argomento e andiamo su una cosa vicina a questi giorni, politica. Lei si ritrova con una giunta, in un certo senso non più 8 assessori ma 5, si ritrova con parecchi nuovi consiglieri. La particolarità è che Gorizia è molto rappresentata in questa. Intanto, questa giunta come sarà e quando sarà pronta? Ma diciamo che la giunta sarà pronta, penso, la prossima settimana. Sto pensando se metterla prima o dopo il ballottaggio di Monfalcone. Una scelta che farò, vuol dire, condizionata più che altro dai tempi. Adesso bisogna fare delle cose semplici, devo incontrare tutti quanti le forze politiche, devo mettere a posto alcuni aspetti di carattere organizzativo dentro la provincia, perché non dimentichiamo ci sono dei contratti di scadenza, c'è da indicare i nuovi dirigenti, insomma sono le cose normali, quindi non saranno giorni fermi. Ecco, quello che mi sono impegnato a fare e che è stato alla base anche del primo mandato che ho realizzato è lavorare insieme, uniti. Essere uniti non vuol dire non essere un decisionista. Io sono noto per essere un decisionista, però sono anche noto per essere uno che è riuscito a mettere sempre insieme tutto il centro-sinistra. Andiamo su un altro aspetto, uno dei vostri, che anche come possibile cavallo di battaglia, green economy, tutto quello che è ecologia. Una cosa che voi avete detto non siamo riusciti a fare, questi ecomostri, i famosi, lo spieghiamo, i famosi sovrappassi o sottopassi di Fogliano e di Cormons, che sono delle vere e proprie monumenti all'inefficienza. Cosa si dice e cosa mi dice in questo ambiente? La prima considerazione, mi permetta di dire, è che la green economy non è solo una questione ecologica. La green economy è la necessità di rifare un modello di sviluppo che sia sostenibile e che permetta al pianeta di autorigenerarsi. Ed è anche una condizione indispensabile per i paesi cosiddetti occidentali, industrializzati, di poter mantenere un livello di benessere. Noi possiamo competere sulla qualità, non possiamo competere ormai più sulla quantità e sul basso prezzo dei nostri prodotti. E questo è il primo punto. Per quanto riguarda gli ecomostri, insomma, sono già nel piano triennale delle opere di demolizione. Promesso? Diciamo che entro l'anno spero di dare una picconata. Diciamo che questa intervista va a chiudersi con una cosa per i cittadini che magari può sembrare poco importante, però strutturalmente il personale e la provincia, l'ente provincia avrà una rivoluzione a fine anno, in quanto questo palazzo sarà un po', possiamo dire, svuotato e rifatto. Cosa succederà?
succederà la cosa più normale di questa terra, i dipendenti di questo palazzo verranno distribuiti negli altri sedi della provincia che abbiamo a disposizione per un tempo che girerà attorno ai 2 anni. Noi ristruttureremo completamente questo palazzo e lo renderemo, voglio dire, quel gioiello che era precedentemente. Questo è, mi sembra, un lavoro molto semplice. Non credo che ci sarà nessuna perdita di servizio né altro. Chiudiamo questa intervista con una frase diciamo che vorrei che lei dicesse ai telespettatori. Mi avete eletto, cari telespettatori, cari cittadini, oltre a dar scontato che sarai presidente di tutti i cittadini della provincia di Gorizia, se ci troviamo qua fra 5 anni con un'altra intervista, cosa vorrà dire di aver fatto che cosa? Voglio essere chiaro. Avremo 5 anni da 8 volante. Il mondo sta cambiando velocemente. Tutto corre e tutto correrà sempre di più. Noi abbiamo alcune carte. Giochiamocele uniti. Non abbiamo paura del futuro, non abbiamo paura delle nostre forze. Se saremo uniti e avremo questa capacità, saranno anni impegnativi, ma saranno anche anni nella quale noi oggi costruiremo il futuro dei nostri figli. Grazie Presidente.